Volantini è un banchetto informativo per fornire ai cittadini, in particolare ai pensionati, comunicazioni sui diritti e sui servizi previdenziali. Si sono ritrovati in piazza Matteotti volontari del sindacato pensionati SPI-CGIL distretto di Modena, che insieme a Federconsumatori hanno sensibilizzato i passanti soprattutto sul tema dei cosiddetti diritti nascosti, ovvero prestazioni alle quali il pensionato ha diritto ma di cui non beneficia poiché non sono riconosciuti in automatico, ma è necessario presentare domande individuali all'INPS. E per quanto riguarda la sanità, negli ultimi tempi la sanità emiliana, che è una delle migliori in Italia, sta avendo delle criticità. Ci sono delle liste di attesa abbastanza lunghe, noi chiediamo di accorciare queste liste di attesa. Ci sono delle pensioni, molti diritti non vengono riscossi perché molti diritti sono a domanda e noi vigiliamo affinché tutte le persone che hanno questi diritti, che noi chiamiamo diritti nascosti, possano essere messi alla luce e le persone possano essere ristorate da questi diritti. Lo SPI-CGIL di Modena stima di recuperare per il triennio 2019-2021 1 milione di euro per le oltre 5.300 domande presentate all'istituto di assegno al nucleo familiare, supplementi di pensione, riconoscimento della 14ª mensilità e maggiorazione sociale. Qualche giorno, il 25 di questo mese, siamo chiamati a votare e come pensionati vorremmo dire la nostra su questo tema. Vorremmo innanzitutto parlare di pensioni, parlare di diritti, parlare di impegni sociali. È un impegno, cioè sono degli impegni che abbiamo quotidianamente sul territorio e che cerchiamo di portare alla luce.